Oh, fra poco è dicembre, eh. Anche quest'anno sì. Hai pensato a che cosa regalare ad Elena? Perché devo farle un regalo, scusa? Per Natale. Per? Natale. È Natale, eh? 25 dicembre. Sei impazzito, è tardissimo, ce ne dobbiamo andare, andiamo. Andiamo, facciamo così, tu fai il giro dei negozi, faccio il giro dei siti, andiamo. Ma che ora? Andiamo, ora. Ma sì, ora comincia il film. Vabbè, le faccio la busta con i soldi. Sempre un bel regalo, dai. La RM Services segue la tua azienda nella comunicazione integrata, nel marketing e nella pubblicità. Progettiamo e realizziamo campagne pubblicitarie sulle esigenze della tua azienda. Visita il sito www.rmservices.it. RM Services, per la tua pubblicità. Vabbè, senti, ma a Capodanno invece che fate? È il 31 dicembre. Pensavo l'avessero spostato senza dirmi niente. Mi è passata tutta la vita davanti agli occhi, te lo giuro, guarda. Vabbè, andiamo alla festa di Emanuele. Emanuele va a Berlino quest'anno. Cena con mamma, festa di merda e open bar a 30 euro. Walter, dobbiamo fare qualcosa, Walter. Ce l'ho io, facciamo noi una bella festa, eh? Cena con mamma. Festa di merda. Open bar 30 euro. Va bene così. Senti, ma tu il 4 dicembre che fai? Pasquetta! No. Ferragosto! No. Ferragosto! C'è il referendum! No. Ah, vabbè. Ma perché, scusa, tu sai già che cosa votare? Votare? La situazione è obiettivamente complessa. Pensare che si possa ottenere poi un miglioramento sulla base di determinati eventi ci porta lontano dal punto nevralgico. Credo che la questione vada discussa in altri termini. Cioè, io non sapevo neanche che si andasse a votare. Tu invece mi sembra abbia le idee piuttosto chiare, eh? Piuttosto chiare. La situazione è obiettivamente complessa. Pensare che si possa ottenere un miglioramento sulla base di determinati eventi ci porta lontano dal punto nevralgico. Credo che la questione vada discussa in altri termini. Tu non lo sai perché cosa si vota? Io? No. Ma le cose che hai detto ora? Che ho detto? Il punto nevralgico. Ah, la quella, situazione. Quella è la risposta assoluta. La? Io ho una risposta che va bene per qualsiasi domanda di politica o sociale. La risposta assoluta. Cioè, uno ti fa una domanda di politica. E tu, pam, la risposta assoluta. Ma funziona. Prova, dai, fammi una domanda di politica qualsiasi, dai. Vabbè, che ne so, che ne pensi della TAV? La situazione è obiettivamente complessa. E pensare che si possa ottenere un miglioramento sulla base di determinati eventi ci porta lontano dal punto nevralgico. Credo che la questione vada discussa in altri termini. Fammene un'altra. Dai, fammene un'altra. Dai! Che ne pensi del ponte sullo stretto di Messina? Se ne è parlato in questi giorni, eh. La situazione è obiettivamente complessa. Pensare che si possa ottenere un miglioramento sulla base di determinati eventi ci porta lontano dal punto nevralgico. Credo che la questione vada discussa in altri termini. Sei pro o contro Israele? La situazione è obiettivamente complessa. Pensare che si possa ottenere un risultato sulla base di determinati eventi ci porta lontano dal punto nevralgico. La questione va discussa in altri termini. Vabbè, ma è perfetta. Lo so. Sta iniziando. Questo qua fa sempre dei film di merda. Chi? Questo qua è il regista. Ah, sì. Ma tu, che ne pensi di questo regista? Ma io penso che lui abbia una comunicatività e un'espressività che vengono percepiti appieno. Devo dire che è raro vedere nella vita di un singolo artista compiersi un percorso così completo e costruttivo attraverso le mille espressioni di se stesso.